Il servilismo è un antico male italiano e Matteo Renzi ne ha fatto una forma di governo. Questa riforma gronda servilismo, già nel modo con cui è nata, sotto dettatura delle grandi banche internazionali, di JP Morgan, della BCE, nel modo con cui è stata approvata da quei deputati e senatori del PD che si sono piegati pur di non dispiacere al nuovo capo, nel modo con cui si chiede agli italiani di accettare la volontà del premier, del leader. Io credo che gli uomini liberi siano quelli che sanno dire dei no e che ci sia una gioia, un piacere nella dignità di tenere alta la testa.